sono tre modi per rendere competitiva l'impresa. La prima, quella che usavamo una volta, la svalutazione. Questa Europa ce l'ha impedito con la complicità del Partito Democratico. La seconda, abbassare le tasse. L'austerità non lo permette, anzi, abbiamo visto il costo del lavoro, i dati OCSE, in Italia è aumentato il costo del lavoro. Terzo, ed è quello che sta utilizzando l'Europa e vuole la Germania, abbassare i salari dei lavoratori. Non a caso le multinazionali tedesche, e chiudo, hanno fatto un passaggio molto importante, perché hanno fatto dire al vicepresidente della CDU tedesca qualche mese fa, cosa che ovviamente i media purtroppo poco hanno riportato, che bisogna accogliere tutte queste persone che arrivano da fuori, bisogna integrarle. Come si fa ad integrarle? Dandogli lavoro. Come si fa a dargli lavoro? Guarda caso, abbassando, perché in Germania c'è il salario minimo orario, abbassando per gli immigrati il salario minimo orario. Cosa vuol dire? Importare manodopera a basso costo, creando dumping sociale con i lavoratori europei. Vogliono fare questo. E quindi se questa è la soluzione che ci propone il PD, beh, io mi batterò contro e dico che rispetto a questo modello Europa, tante grazie, auguri a chi ci vuole rimanere, perché abbiamo visto i risultati e purtroppo i cittadini lo stanno pagando sulla propria pelle, malgrado la vergognosa propaganda di disinformazione che viene fatto da chi sta difendendo questo modello europeo.